Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio. Grazie ad una rete nel finale del Fonte Nuova batte il Monte Rotondo ed allunga più 4 sull'inseguitrici nel girone A di Eccellenza Laziale. Una domenica favorevole alla squadra di Mister Oddi, visto che la Dispoli non è andata oltre lo 0-0 in casa del Grifone Monteverde. Tirrenici in 10 dopo un quarto d'ora per il rosso a Pugliese per un intervento duro su Bianchini che ha riportato la rottura della tibia. Gioco fermo per circa 20 minuti. La Dispoli raggiunta a quota 41 dal Villanova, Corsara a Soriano dopo essere andata sotto ad inizio ripresa per i gol di Moretti. Giampaolo e Rancenski ribaltano la situazione con i Cimini che sfiorano il pari allo scadere con Moretti. Espulso Floris. Finisce senza reti anche il match tra Città di Fiumicino e Vigor Acqua Pendente con gli ospiti davvero pericolosi in numerose occasioni con Daniele e Soci. Seconda sconfitta di fila per il Montecelio che prende 5 gol in casa dal Fregene. Cesaro risponde solo momentaneamente a Monfelsi, poi si scatenano Nanni, doppietta, Petrelli e Tabarini. Quarta vittoria di fila per la squadra di Paolo Caputo che sale al quinto posto a quota 38 insieme al Trastevere, ancora insuperabile in trasferta. Senza reti il derby salvezza tra Montefiascone e Real Monterosi. La Ciprino Orvieto rimane alla finestra nel turno di riposo di Serie A1 di basket femminile, ma il campionato va avanti. Lucca vince su Vigarano 7-9 a 5-8, San Martino di Lupari si impone a Trieste 82 a 56, Schio passeggia a Cagliari 79 a 56, mentre Parma si impone a sorpresa a Battipaglia 91 a 84, inguaiando un po' Orvieto che rimane staccata di 4 lunghezze dai parmensi. Nelle due sfide al vertice Venezia si impone al fotofinish 6-6 a 6-5 su Napoli, mentre Ragusa supera Umberti 6-8 a 6-2. Ancora sconfitta per la Stella Azzurra Viterbo, stavolta a battere la formazione di Cipriani la Virtus Cassino che si impone 86 a 75. A fare la differenza all'approccio all'incontro in cui i padroni di casa mostrano voglia e determinazione chiudendo 26 a 15, un divario che sarà decisivo. Brillano le stelle di Ingrosso e Drina, le file dei locali con 22 e 20 punti rispettivamente, ma entrano in doppia cifra anche Colonnelli con 15 e Ausiello con 12. Nelle file viterbesi non bastano 4 giocatori in doppia cifra, Chiatti, Roveri, Cecchetti e Rossetti, quest'ultimo in migliore con 18 punti. Adesso la situazione si fa davvero dura per la truppa di Cipriani. Non è il momento migliore per la Zambelli Orvieto che continua a soffrire nel campionato di Serie B1 femminile e perde la sua seconda partita consecutiva contro una diretta avversaria per i playoff. Vigilia complicata per il team della Rupe che alle non perfette condizioni di Kotlar, afflitta da mal di schiena, ha dovuto aggiungere l'indisponibilità di Rosso che il giorno prima della gara si è procurato una contusione al ginocchio sinistro. Ma la sfortuna evidentemente non era appagata perché durante il match si sono registrati gli infortuni di Ubertini che ha accusato un dolore ai muscoli adduttori della coscia destra alla fine del primo set e di Bigini che si è procurato una distorsione alla caviglia destra nel terzo parziale. Nonostante la condizione di quasi lazzaretto, le biancoverdi hanno venduto cara la pelle e sono riuscite a tenere testa alla quotata San Michele Firenze rimontando 2-7 di svantaggio ma pagando lo sforzo al tie break. Continua a perdere colpi invece ed incappa nella sesta sconfitta consecutiva il Todi Volley che cancella ogni residua speranza di recitare un ruolo da protagonista in Serie B1 femminile. Un 3-0 che brucia contro Capanno, ribattuta senza problemi all'andata ma apparsa in questo momento un ostacolo troppo alto da superare. La squadra bianco-blu è andata in trasferta senza poter disporre di Mastrilli infortunate con Romis esordiente nel ruolo di libero. Nella Serie C1 di calcio a 5 regionale Umbro continua il duello a distanza tra le due battistrade, all'Angelana liquida la pratica Futsal Gubbio 4-1 inanellando la 21esima vittoria in 22 incontri. Il Todi rimane al passo battendo l'Osio Orvieto che si batte con orgoglio cedendo 7-4. In coda crolla il Monteleone che ne prende 18 dal Ponte Vale Ceppi, mentre a fare punti è solo la Vis Gubbio che si impone 8-3 sul Perusia San Terminio. Nel girone B di C2 Città di Orte si conferma capolista nel classico testa coda superando il Cico Mendes 12-2, il Castel Giorgio inseguitore viene raggiunto sul pari dal Ponte San Lorenzo sul 3-3 all'ultimo tuffo. Si sono svolti nel nuovissimo Palendor di Padova sabato 21 e domenica 22 febbraio i campionati italiani assoluti di atletica al coperto, manifestazione resa ancora più importante per la presenza dei migliori atleti italiani delle varie specialità in cerca della migliore condizione fisica in vista dell'importante rassegna continentale di Praga prevista tra 2 settimane. Presente nella gara dell'alto a fianco delle qualificatissime avversarie la giovanissima juniores dell'Atletica Alto Lazio Eleonora Schertel, capace di risalire numerose posizioni di classifica fino a piazzarsi al 10° posto con la misura di 1,72. La misura è di poco inferiore al suo recente record personale, ma c'è da dire che nella nuovissima pedana del Pala Indoor tutte le atlete non sono riuscite ad esprimere al meglio le loro potenzialità. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio torna puntuale
tra un'ora.